voglio sentire innanzitutto a lui che effetto ha fatto la notizia e questo fatto che i giornali inglesi proprio la ignorino, che effetto fa? È normale, gli inglesi sono fissati sulla Brexit, Boris Johnson ha fatto un pasticcio della gestione della Brexit, c'è una telenovela brasiliana in corso in cui lui è corso a cenare ieri sera con la Ursula von der Leyen, e quindi che gli inglesi sono fissati su Brexit. No, d'accordo, però questa notizia che a noi ha colpito tanto, no? Cioè se hai le reazioni allergiche non ti puoi vaccinare. Io non sono Crisanti, non sono Gali, non sono un dottore, quindi chiedi al dottore sulle allergie. Se vuoi sapere da me sull'economia e no, sul ma fatto certo, che... la domanda però era che tipo di atteggiamento è? Cioè, mentre in Italia questa notizia è rimbalzata su tutti i giornali, non ha peso, questo mi interessa io capire. Io credo che il buon senso ci dice che se hanno fatto test su 40.000 persone e se le autorità europee autorizzano l'uso di Pfizer e poi di AstraZeneca e poi di Moderna e poi ci saranno diversi vaccini nei prossimi mesi in diversi paesi, il vero problema sarà che avremo un 2021 in cui all'inizio bisogna aiutare i più vecchi, i più anziani e quelli medici e infermiere, e dopodiché nella primavera si comincia con la massa della popolazione e quindi sarà lunga, ci sarà una polemica sicuramente Novax, sappiamo che lo dobbiamo mettere in conto. Spesso bisogna mettere in conto che chi è no-mess è anche no-vax, o chi è no-vax è spesso no-mess, quindi c'è questo negazionismo e questo anti-europeismo da mettere nel conto. Quindi non sarà una strada liscia. E poi in tutto questo, mentre stiamo cercando di aspettare che la gente si vaccina, avremo la questione della gestione delle European Recovery Funds, che vogliamo credere i nostri governanti saranno capaci di gestire bene e non male.